Ciao, sono Simone Falcini e da oltre 30 anni mi occupo di ristorazione e pasticceria. Ho progettato percorsi formativi che fornissero agli studenti le capacità per svolgere la futura professione con successo. Se anche tu vuoi diventare un professionista chef, cuoco, pasticcere o manager della ristorazione, vieni all'Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria. Vai sul sito istitutoitalianodellacucina.it o chiamaci allo 0571 17 35 109. Ti aspetto! Siamo a Milano, presso la sede dell'Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria, per decretare chi sarà il miglior chef d'Italia. Un lungo percorso da nord a sud della penisola per andare a ricercare chi sarà il miglior chef d'Italia. Con me, al mio fianco, i due giudici, Carlo Tofani. Ciao a tutti. E Marianna Ziliati. Buongiorno a tutti. Marianna, ci vuoi dire qualcosa della tua esperienza vissuta con noi fino ad oggi? Indubbiamente è stata un'esperienza fantastica, abbiamo conosciuto persone magnifiche e soprattutto assaggiato piatti veramente veramente buoni, quindi vale la pena adesso partecipare alla finale e che vinca il migliore. E tu Carlo, della tua esperienza cosa ci vuoi dire? Bah, sicuramente è stata una prima esperienza per me di fronte alle telecamere, ovviamente a fare il mio lavoro, a fare quello che più mi piace, mangiare. Però davanti alle telecamere si fa in maniera diversa. E in più la cosa più bella che ho provato è girare l'Italia. Ho vissuto tantissimo all'estero e abbiamo visitato tanti di quei posti che non pensavo neanche ci fossero nel bel stivale. E adesso noi ci addentreremo all'interno della vera competizione. Però vi dirò quali sono le regole della finalissima. I primi tre che si sono posizionati sino ad oggi in classifica si sfideranno per decretare chi sarà il miglior chef d'Italia. Un'ora e mezzo di tempo a testa per realizzare il loro piatto migliore, ma scopriamo chi sono i contendenti. Sono lo chef Giacomo Soletti. Sono originario di Cisternino, è un paesino situato nella provincia di Brindisi, nella Valle d'Itria. Oggi sono lo chef della Locanda delle Dune, un hotel situato a Bellaria Giamarina in provincia di Rimini, dove offriamo ai nostri clienti una cucina a 360 gradi ottima, genuina e soprattutto mediterranea. Oggi sono molto contento perché sono arrivato alla finale del miglior chef d'Italia. Spero di farcela anche oggi, soprattutto di coinvolgere anche i miei giudici. L'ultima volta ci sono riuscito con i passatelli, oggi sarà una sorpresa anche per loro. Il piatto è di per sé leggero, è fluido, quindi complimenti. Grazie. Effettivamente il passatello ha una consistenza strepitosa. Sì, complimenti per questo. Ciao a tutti, sono Nicola Bizzarri, siamo qui a Termoli al ristorante Poggio Costantino. Sono uno chef di banchettistica. La mia cucina è quella che rispecchia un po' le tradizioni culinarie della regione con ingredienti di primissima qualità, però presentati in chiave moderna. Bisognerebbe iniziare con una lacrima, perché un piatto così è un piatto che fa emozionare. Non ho trovato dei difetti, per me è un piatto ben fatto e ben riuscito. Siamo in finale, è un'esperienza meravigliosa, unica,
perché comunque posso portare ancora in alto i prodotti della mia terra, quindi il Molise, presentati in chiave moderna, quindi fare apprezzare ancora ai giudici il mio gusto e la mia filosofia di concetto di piatti. C'era un grande uomo che diceva che la cucina è di per sé scienza, che sta l'uomo a farla diventare arte, tu oggi ce l'hai fatta. Ciao, sono Simona Gozzi e sono executive chef qui all'Osteria del Castagno a Gambassi Terme. Allora, io faccio una cucina gourmet usando tecniche anche nuove per quanto riguarda la realizzazione dei piatti, rispettando sempre le stagionalità. È un piatto strepitoso, la voglia, l'amore, la passione, il desiderio, c'è tutto. Ecco, hai saputo mantenere qualsiasi parte dell'animale, molto, molto pulita, dando però questo tocco di sprint con questo contorno molto interessante. Grazie. È stato per me un onore partecipare a questa trasmissione dove mi trovo a confronto con altre persone e altri chef veramente molto bravi. Oggi sono molto felice di essere arrivata in questa finale. È stata una cosa travolgente. È arrivato il momento di far entrare i nostri chef. Energia. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Benvenuti. Grazie. Nicola, come ti senti con questa finalissima? Chef, io sono un guerriero e le competizioni sono i miei campi di battaglia. Sono prontissimo. Bene. Carico. Si percepisce un po' di tensione però oggi, Più di tutte le altre puntate. Sei teso, Giacomo? Un po' di tensione c'è, ma ce la faremo a superarla. Complimenti. Grazie, bocca al lupo. Grazie. Io invece chiederò a Simona, e direi che la sua tensione invece si sente, è quasi palpabile. Tutto bene? Sei pronta? Sono pronta, anche bene. Se c'è un po' di tensione, ma va affrontata. Portiamo alto l'onore femminile in questa gara. Sicuramente. Bene, cuochi, se siete pronti, è arrivato il momento di iniziare la competizione. Pronto. Pronti? Sì, via. 3, 2, 1, via! Allora Simona, io vedo tantissime cose meravigliose, sei tranquilla, ti sei un po' tranquillizzata davanti alle padelle, alle pentole, ci si sente sempre un po' a proprio agio, Effettivamente sì, okay. Mi sono un po' sciolta. Ma che cosa ci cucini? Praticamente preparerò un totano ripieno comunque dei suoi tentacoli come classico. Ok. Però a differenza dei soliti totani che comunque c'è una base farinacea, ho pensato di aggiungere per dare cremosità il cervello. Ah. Il cervello con i totani. E poi siccome... Un abbinamento abbastanza insolito. Sì, ma penso abbastanza coraggioso. Però infatti. E siccome la carne del totano comunque... io dico sempre ha due particolarità. O la cuoci poco poco... O parecchio, parecchio. Allora ho pensato di avvolgerla nella rete di maiale, in modo di che la rete possa ammorbidire il totano e conferirgli sapore. Chiaro. Cercando comunque però di mantenere i vari sapori divisi ben tra distinti. Ben distinti. E ecco comunque dare succulenza. Ecco. Esatto, ecco perché anche i tentacolini dei totani cerco di tenerli un po' più indietro di cottura perché mi piace l'idea di sentire il croccantino del... Beh, diciamo che sia come gusto che come consistenze stai spaziando abbastanza.
Sì, perché poi ho cercato anche di alleggerire un po' il piatto mettendo un agretto fresco con una mela annurca per ripulire un po'. Ah, ok. E poi vedo anche, posso? Sì. Zenzero. Sì. Sento dei profumi abbastanza conosciuti. Che cos'è una vellutata? Questa è una vellutata di batata, zenzero e arancia. La batata, agrume anche. Ho cercato di usare tutti gli ingredienti che sono tipici della zona. L'unica cosa che mi sono concessa appunto è stata la batata e lo zenzero, perché mi è piaciuto collegare questo piatto un po' all'idea di quello che ha fatto Ciro Maccioni, portando la cucina italiana fuori dal mondo, ma non avendola classificata come pasta e pizza. Quindi, chiaro. Bene. Ho provato a fare una cosa del genere. Bravissima, e direi che in tutta la tua postazione si riconosce anche molto il tuo tocco femminile. Io sono molto contenta di questa cosa. Grazie. Quindi ti faccio veramente un in bocca al lupo e ti auguro un buon lavoro. Grazie, viva il lupo. Passo dopo. Cuochi, mancano 60 minuti. Bene, Nicola. Sì. Che cosa ci stai preparando oggi? Adesso sto facendo la parte centrale del piatto. Sarebbe una zuppa di pesce, brodetto di pesce rivisitato in chiave moderna. Quindi sfrutto la parte dei molluschi, visto che sono ricchi di proteine, per stenderla e fare una sfoglia. Dalla sfoglia poi vado ad adagiare crostacei come la cicala, che fa parte della zuppa del brodetto alla termolese, in modo che poi all'interno andiamo a mettere tutte le tipologie di pesce, che ne sono 12, tutte sfilettate, spinate, e con le carcasse viene fatto un bel brodetto concentrato che sarà la sua salsa di cottura. Con i tempi come siamo messi? Tutto sotto controllo? Tutto sotto controllo, abbiamo fatto le nostre prove e quindi cerchiamo di essere pronti per un'ora e mezza. Ecco qua. Questo poi va cucinato a vapore e sarà la parte esterna. Allora, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Avvisiamo i nostri cuochi che mancano 30 minuti alla fine della gara. James, come andiamo qua? Buongiorno. Buongiorno. Andiamo molto molto bene. Bene. Adesso stiamo facendo un lavoro di fine nel togliere tutte le spine dal pesce. Al maiale. Al maiale di mare. Niente, però stiamo facendo un turbante di branzino con delle verdurine. Poi andremo a mettere un cuore di gambero. Turbante per la presentazione. Per la presentazione, esatto. Poi andremo a mettere sul fondo del piatto una crema di tapinamburo con lo zafferano. Buono. E dei crostini di gambero. Crostini di gambero, sì, possibili alla torta di gamberi che si fa in Asia? No, no, diverso. No. E okay. Più questo branzino al gusto di una croccantezza di pistacchio, quindi io lo andrò a avvolgere del pistacchio e quindi quando andremo a mangiare quindi ci sarà un gioco di consistenze e di gusti. Beh, tempo ce ne hai ancora? Sì. Come ti senti? Bene, bene, dai. Sì? Adesso che siamo partiti. È partita, ha dato un po' l'emozione, partiti. Si è fatta un po' da parte. L'emozione iniziale. È partita la competenza. È certo. Evviva. Bene. Bocca al lupo, eh? Grazie. Carlo, hai visto Nicola con che metodo? Sempre molto attenta alla tecnica in particolare. Ha mantenuto lo stesso brio con cui ci aveva stupito nella sua puntata, nella sua sì. parte. L'impronta molto tecnica,
Sempre con questa idea di rivisitazione del piatto, è una costante, penso, della sua cucina. Invece Giacomo oggi ha portato più creatività, ha cercato di dare un'impronta più, anche più tecnica, se si può dire, anche se i suoi passatelli, io me li ricordo ancora. Io purtroppo non me li ricordo, non li ho assaggiati, ma sono già gentilmente stata invitata ad assaggiare il piatto. C'è sempre molto colore, sapore nei suoi piatti, probabilmente è una prerogativa sua, della sua cucina. E comunque ragazzi, non vorrei essere di parte, ma anche Simona sta facendo veramente un bel lavoro. Anche lei consistenze, colori e un abbinamento veramente inaspettato, devo dire. Sì, effettivamente il cervello non me lo sarei mai immaginato. Voglio assaggiarlo. Anche i profumi, per capire bene. Interessanti. Sono curioso. Diciamo vediamo. Che è una sfida abbastanza accesa. Vedi, tutti hanno il suo modo di fare cucina, la sua tecnica, le sue idee, vediamo. Io credo che sono veramente i tre che meritavano la finale. Sono d'accordo. Sono proprio i tre. Sono tre professionisti veramente diversi tra loro, ma allo stesso tempo li accomuna una forte passione per il proprio lavoro. Tradizione, innovazione, creatività, eleganza, sapori, gusti. Abbiamo un po' tutto. Bella sfida. Bene. La nostra Simona ha finito prima del tempo, quindi dobbiamo assaggiare prima il piatto, che direi che è la cosa migliore. Grazie. Prego. Vi spiego se... Sì, che cos'è? Allora, ho fatto dei totani ripieni con gli stessi tentacoli, però ho voluto aggiungere la parte che normalmente veniva usata con il pane, ho voluto dargli morbidezza con il cervello. E siccome appunto il totano può anche prestarsi a una cottura più aggressiva, ho avuto piacere di metterci intorno la rete di maiale per conferirgli sapore e morbidezza, pur mantenendo il sapore del totano. La crema sotto, ho fatto una crema di batata con arancia e zenzero, agretti e mela e un cracker al nero di seppia. Direi che è una mossa azzardata mettere il cervello all'interno del totano. È azzardata, ma è intelligente, perché il totano all'interno richiede sempre qualcosa di rotondo e grasso. Sicuramente un piatto molto interessante. Diciamo che sei stata attenta non solo alle consistenze, all'abbinamento dei sapori, ma anche all'aspetto cromatico del piatto, quindi hai saputo anche decorare, diciamo così, tutta la mise en place e anche il tuo piatto. Secondo me è di parte. Okay. Ma dici, parli di me? Tu? Assolutamente no, questo mai. Io ho notato che sul tavolo ci sono tre lettere. Ci sono tre lettere perché questo piatto appunto è dedicato a un nostro connazionale. Infatti questo piatto si chiama Sirio perché è dedicato a Sirio Maccioni, che è riuscito a esportare e a sfatare il mito della cucina italiana nel mondo, dove noi cuciniamo solo pasta e pizza. Ha avuto coraggio e quindi mi è piaciuto fargli questa dedica. Quindi la dobbiamo aprire, giusto? Certo. C'è la busta A, B e C, oppure puoi scegliere un vaso cinese. No, io scelgo la mise en place che è qui sul tavolo. Che bello. Grazie. Prego. Grazie. Prego. È un piacere. Ti ringraziamo per questa particolare attenzione e andiamo a vedere gli altri contendenti. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi.
anche Giacomo ha finito prima di tempo. Avrà fatto bene o male, come fanno quelli che consegnano il compito prima? Ci dici che cos'è questo piatto? Certo, questo è un filetto di branzino in crosta di pistacchio. All'interno troviamo delle verdurine con i pinoli e un gambero argentino. Abbiamo sul fondo del piatto una crema di tapinambur, patate e zafferano per accompagnare le piccole verdure, quindi ho fatto questa selezione di sapori. Qui come cotture abbiamo una frittura? Abbiamo sì, dopo dei crostini di gambero che accompagnano la crema e sono stati fritti anche loro con una panatura di pistacchio e pane grattugiato aromatizzati al timo. Mi domandavo se i gamberi sono freschi o decongelati? Decongelati. Decongelati. Altra cosa interessante, tu l'hai chiamato un toast un crostino. Un crostino di gamberi. È molto interessante, quindi c'è semplicemente appanato, è scottato e fritto. Ecco Giacomo, non possiamo dire svelare più di tanto, però c'è un aspetto cromatico interessante, tecnica. Bene. Ti ringraziamo per la tua prova, forse Marianna vuole aggiungere qualcosa. No, come hai detto tu, il colore in un piatto è molto importante e qui è ben concentrato. Grazie. Prego, in bocca al lupo. Grazie mille. Nicola, siamo arrivati all'ultimo piatto, ci vuoi raccontare che cos'è? Sì, diciamo che abbiamo giocato con le geometrie, abbiamo un cubo, un cilindro e una sfera. Partendo dal cubo abbiamo il baccalà arracanato, quindi con origano, è un piatto che si utilizza molto all'interno del Molise, gli scarti, la pelle del baccalà con la cipolla di Isernia e panna, viene fatta una salsa per accompagnare. Ho fatto una crosta di caciocavallo, quindi dell'Alto Molise, e abbinarlo al baccalà mi è sembrato molto propenso. Abbiamo il classico brodetto di pesce, che tutto è tranne un brodetto come presentazione, ma abbiamo gli stessi ingredienti, gli stessi gusti, gli stessi profumi. Accompagnato di solito si fa con una pasta spezzettata, però a una competizione la pasta spezzettata non si fa, quindi abbiamo fatto una spirale di trighetto del pastificio La Molisana. Per finire abbiamo una sfera di triglia. Le triglie, la classica ricetta è la triglia alla ingorda, viene fatta con mollica di pane, buccia di limone e infornata. Io l'ho sfilettata, ho reso la parte della coda croccante, quindi è commestibile e funge anche da decorazione. All'interno troviamo quindi tutta la polpa della triglia con un po' di uova e formaggio. Zucchine alla scapece per dare l'acidità del piatto. All'interno del cannolo abbiamo tutte le 12 tipologie di pesce. Ovviamente per prendere la parte della cicala l'abbiamo messa come decorazione. Scarto zero? Scarto anche zero. In questo scarto, piatto? Scarto zero anche in questo piatto. Ricordo quando siamo stati i tuoi ospiti? Sì. Che ci tenevi perché a questa cosa. Con tutte le carcasse abbiamo tirato fuori questo brodetto ristretto e la farcia, sono le 12 tipologie di pesce messo all'interno. Hai ripetuto anche l'aspetto artistico, che c'era tanto piaciuto. Il piatto nasce per me sempre su carta, poi viene messo in pratica in cucina. Tutte consistenze molto interessanti. Questo è un po' il procedimento del pilpilla? Sì, più o meno. Sì, no? Sì, più o meno. Sì. Ti ringraziamo, noi ci ritiriamo nella voting room per giudicare e decretare chi sarà il miglior chef d'Italia. Siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso alla ricerca del miglior chef d'Italia. Quindi Carlo, Marianna, vi do per l'ultima volta in questa stagione le schede per il voto. Ah, che tristezza. Grazie. Votiamo. Finita la nostra sfida in cucina, mi sono divertita tantissimo, è stata una bella esperienza
sia poter lavorare di fronte a tre chef e anche confrontarmi con i miei colleghi di ottimo livello, quindi sono felice così. Portato all'attenzione e alla degustazione dei giudici un piatto molto ricco e complesso di tecniche e di sistemi di cottura. Ho assaggiato personalmente tutto, mi ritengo soddisfatto e adesso attendiamo il loro verdetto. Speriamo. E spero di aver fatto un ottimo piatto. Soprattutto di aver coinvolto anche i giudici del piatto che ho fatto, nei sapori. E adesso speriamo solamente di vincere e sono stato molto contento di aver partecipato a questa gara con due bravissimi colleghi. Giudici, colleghi, avete decretato il voto? Abbiamo decretato, per l'ultima volta, ma abbiamo decretato. Bene, a me i vostri voti. In queste schede c'è il nome del primo miglior chef d'Italia. Ma per scoprirlo ci dobbiamo spostare a Volterra, in una location meravigliosa. Ciao, sono Simone Falcini e da oltre 30 anni mi occupo di ristorazione e pasticceria. Ho progettato percorsi formativi che fornissero agli studenti le capacità per svolgere la futura professione con successo. Se anche tu vuoi diventare un professionista chef, cuoco, pasticcere o manager della ristorazione, vieni all'Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria. Vai sul sito istitutoitalianodellacucina.it o chiamaci allo 0571 17 35 109. Ti aspetto!